Valentina Gentile, Rieti, città amica dei bambini, è possibile grazie alle tantissime associazioni che animeranno e che daranno vita in questi 15 giorni ai 120 eventi. Esatto, è come è stato anche negli anni passati un evento importantissimo al quale hanno partecipato veramente tutte le associazioni della città, e noi siamo contentissimi ovviamente che questa cultura dell'infanzia si stia facendo pian piano sentire sempre di più e stia proprio come dei rami, sta mettendo anche radici all'interno della città, quindi tant'è che quest'anno abbiamo 2 settimane di eventi, quindi siamo contenti. Qual è il vostro ruolo all'interno di questa manifestazione? Allora, io rappresento l'associazione Il Melograno, che sta gestendo il progetto Nuovo Mondo all'interno dello spazio famiglie del comune di Rieti. È un progetto che appunto è promosso dall'assessorato alle politiche sociosanitarie, e noi in questa settimana portiamo appunto fuori alcune delle attività che svolgiamo e che proponiamo all'interno dello spazio famiglie, e saremo un punto di coordinamento per le varie associazioni del territorio. I destinatari sono i bambini più piccoli oppure gli adolescenti? Qual è la vostra fascia di età preferita? Allora, come progetto Nuovo Mondo noi ci dedichiamo dai 0 ai 18 anni. Il Melograno in particolare è un'associazione che nasce per la prima infanzia, quindi è anche una bella sfida questa che accogliamo con molto piacere, quella di occuparci, insieme ovviamente anche all'aiuto di professionisti e altre associazioni, dell'adolescenza e della preadolescenza.